c'è il Tino che mi prende in giro perché ho paura. Ah. Siamo qua. Siamo su una bidovia che ci sta portando sul Monte Poieto. Adesso si è fermata perché? Potrà caricare. Ci sarà qualche imbranato come me che deve salire piano piano. Quanto è alto? 1300. Qui siamo sui 1100 più o meno. 1000. E su in cima invece vi faccio vedere dov'è la cima più o meno. È 1300. Domenica pomeriggio ci facciamo un girettino tranquilli da soli, noi due. Guardate là sotto che bel panorama. Anzi, sperando di non far cadere il cellulare. Intanto stiamo osservando le varie villette, casette qui sulle pendici del Monte Poieto e stiamo vedendo parecchie persone fuori tranquille in costume dopo essersi fatti magari la bella grigliata e se la godono la domenica così senza farsi lunghi chilometri in macchina col caldo. Beh, noi siamo saliti in moto fino al paese qua sotto che è Abbiatico, vicino a Selvino. Selvino è abbastanza rinomato come località turistica in montagna, ma anche Abbiatico. E intanto saliamo. Fai una pelagra, ma fa un macaos. È vero, va lentissimamente. Però ogni volta che attraversa il pilone, non vi dico... Io ho abbastanza paura, ho paura del vento, ho paura del vento. Che paura! Sei a 20 metri. E sono a 20 metri. Pensate che neanche mio marito mi vuole portare in marmolada. Vabbè, ci siamo già stati. E sono 3000 metri. Viene l'istinto quando passano le cabinovie che scendono dall'altra parte di fare ciao con la manina. Volendo poi si potrebbe anche scendere a piedi, perché scendere è molto più facile. Si va a pendolare se giù io. Però prima di tutto non abbiamo molto tempo perché saranno già le 4, Tino. 4:20. 4:20 è tardi. E poi vogliamo, fatto questo giro, scendere a Selvino e là c'è una seggiovia, una piccola seggiovia che porta su un altro monte che si chiama Monte Purito. Quindi oggi ci facciamo le seggiovie, le cabinovie. Vabbè, magari poi vediamo quando arriviamo in cima, vi faccio vedere il panorama. Eccoci sulla piccola seggiovia, piccola perché il dislivello è proprio minimo, qui non sono neanche 200 metri, quindi il tragitto è proprio breve, però in cima deve essere carino comunque. Vi faccio vedere un po' il panorama, ecco quello di prima era il Monte Poieto e questo invece è il Monte Purito, dove a volte è venuto a sciare il Sontino da giovane. A fare il paralleo in Natale. È vero, fanno ancora lo slalom parallelo di Natale qua. C'è la Lara Magoni. Giusto, c'ho il mio suggeritore preferito qua, che mi suggerisce che questo è il paese Selvino, il paese di Lara Magoni, campionessa olimpica di sci. Magari qualcuno di voi se la ricorderà. Assessore Regione Lombardia. Esatto, adesso è assessore allo sport e cultura Regione Lombardia. Bene. Un saluto a tutti, magari farò qualche foto in cima e un abbraccio e un sorriso. Ciao ciao!